distorsione o della ipertrofia dell'io, che conduce invece a tutti i più grandi problemi, ecco, sia dal punto di vista del dialogo religioso, perché è da qui che poi nasce l'esclusivismo religioso o nasce una prospettiva di vera e propria proiezione individuale su quella che dovrebbe essere invece la prospettiva divina. Il professor Giorello ha esordito dicendo, riferendosi a quel versetto del Corano che dice: se Dio avesse voluto avrebbe fatto di voi una sola comunità, ma ciò non fece per provarvi con ciò che vi ha dato. Quando tornerete a Dio sarete informati sulla natura delle vostre differenze. Questo è un principio basilare, cioè vuol dire che la conoscenza di Dio non è una conoscenza che può essere ridotta ai limiti umani, deve essere qualche cosa che conduce l'uomo in alto. Come fa l'uomo a essere condotto in alto? Ibn Arabi, in un altro libro, ecco, che è L'alchimia della felicità, ci dà questo esempio dove viene mostrato il percorso tra un razionalista che vuole raggiungere la conoscenza con le sue proprie forze e invece il religioso, meglio l'iniziato, cioè colui che ha un maestro spirituale che nella prospettiva dell'alchimia della felicità è rappresentato poi dai vari profeti, ecco, che accompagnano i due aspiranti alla conoscenza, solo che uno viene portato di volta in volta sempre più in alto dai profeti che permettono lui di elevarsi e soprattutto beneficia della conoscenza e della fratellanza divina che gli stessi profeti gli hanno instillato. Quell'altro, pur assurgendo alla dimensione razionale che i limiti, ma comunque la facoltà intellettuale concede, non può arrivare più di tanto in alto. Questo vuol dire che non è che ci sia una contraddizione in sé, se non il tra razio e intelletto, se non il fatto che la razio deve essere subordinata alla prospettiva dell'intelletto, mentre invece se nella prospettiva religiosa naturalmente si ha questo sconfinamento, i pericoli possono essere molto alti, perché vuol dire che la razio arriverebbe a parlare di qualcosa che non gli compete, così come il religioso che confonde l'io con Dio arriva a fare qualcosa che non gli compete, ma ancora di più arriva a ribaltare completamente la prospettiva conoscitiva. E io non vorrei portare via altro tempo, ma vorrei solo fare un altro riferimento alla questione della unione tra azione e contemplazione che è stato fatto, e nel mondo moderno è difficile fare una unificazione tra azione e contemplazione, mentre invece Ibn Arabi, Sapienti o il Tasavvuf dava un'unità tra azione e contemplazione, perché l'azione era qualcosa che corrispondeva alla conformità della conoscenza e alla conformità dell'unione a Dio, e quindi non c'era distinzione. Il problema giustamente è quando l'azione diventa pragmatismo e la contemplazione diventa solo razionalismo. Il problema, per trarre invece le conclusioni ai nostri giorni e anche per dare lo spirito dei nostri incontri di lettura di nuovi classici, noi possiamo dire che razio e intelletto, razio e fede devono necessariamente andare insieme, bisogna che vadano insieme, e bisogna anche, come sollecitava il cardinale Angelo Scola, far sì che la religione oppure l'intellettualità espressa dalla religione non sia relegata a un ambito puramente privato, ecco, ma possa partecipare al dibattito pubblico. In questo modo noi crediamo che se sappiamo ben distinguere quelle che sono le vere finalità, innanzitutto della religione che è stata data da Dio agli uomini perché lo conoscano, cioè conoscano Dio, quindi sono uno strumento di conoscenza e non uno strumento di affermazione personale, allora anche la ricaduta positiva che potrà esserci in questo connubio e in questo dibattito fondamentale conoscitivo sarà invece proprio ciò di cui necessitiamo maggiormente. Grazie.
Bene, ringrazio anche Abdas Sabur Turini per questo intervento, che appunto dovrebbe stimolare ulteriori questioni, domande da parte vostra, e quindi prima magari io avrei anche io alcune cose da chiedere a Vahid Pallavicini, ma preferirei che innanzitutto ci fossero delle domande, domande sono quelle col punto interrogativo in fondo, delle domande da parte del pubblico. Prego. Sì, grazie. Vorrei, apprezzato la relazione dello Sheikh e tutti gli interventi, e volevo in realtà tirare la riflessione, attirare la riflessione su un punto che adesso il dottor Turrini richiamava, il rapporto intellectus ratio, su cui sono completamente d'accordo. Mi resta una domanda per collocare questo autore che avete voi stesso detto un po' sincretista, che prende un po' dall'aristotelismo, platonismo e Filone, ho visto negli appunti che si ispira anche alla dottrina del Logos di Filone, in questa prospettiva della contemplazione. La scala ratio intellectus la conosciamo anche nella mistica occidentale, in particolare mi viene in mente Meister Eckhart, che parla di questa estinzione dell'io. Per avvicinarsi a Dio bisogna che noi ci liberiamo da tutte le passioni dell'io, l'attaccamento a questo e quello, dice Eckhart, per poter fare spazio, creare quel vuoto dell'io che lascia spazio a Dio. Ma nella scansione poi ratio intellectus resta un margine ulteriore nella mistica, diciamo, occidentale, cristiana, che è quella tra l'intellectus, che è intuitivo, certo, e la volontà, la libertà. Ecco, vorrei sapere se Ibn Arabi lascia, intravede questo spazio della libertà, della volontà, che poi è declinata nel linguaggio occidentale col termine amore, intelletto e amore. Grazie. Preferisci altre domande, poi rispondiamo insieme? Va bene. Ci sono altre due domande, così lo Sheikh Pallavicini può poi rispondere in maniera più articolata. Volevo chiedere, in queste riflessioni che ci avete proposto sul rapporto tra azione e contemplazione, volevo chiedere se secondo voi, secondo anche questi mistici di cui ci avete parlato, può essere che il punto di incontro tra queste due potrebbe essere la carità e l'amore, quindi l'azione di carità che diventa contemplazione della divinità. Qualche chiarimento su il termine santità cristica, che mi sembra un concetto abbastanza complesso, difficile per me. Grazie. C'è ancora qualche domanda prima di passare la parola? Io pensavo appunto di passare a David e anche a Turini il microfono per fare già qualche risposta o precisazione e poi dopo dare la parola conclusive a Vahid. Ci sono qualche domanda ancora? Se no darei la parola a David Assael, che l'ha richiesta, e vedo che anche l'amico Turini prendeva dei copiosi appunti mentre voi facevate le domande. Prego.
parte qualcuno, adesso senza essere drammatici del tipo chi ha qualcosa da dire parli adesso non più, perché non siamo in una situazione di questo tipo, però se ci fosse ancora qualche domanda, se no passerei la parola a Davide. No, mi pare che ho visto una mano in fondo, vero? Volevo sapere una spiegazione. Noi sappiamo, per esempio, riferendosi a Dante, Dante chiama il suo poema Commedia proprio per questo rapporto tra vita attiva e vita contemplativa, no? Dall'azione si arriva alla contemplazione. Volevo sapere, ecco, se nel testo che voi avete così ben illuminato e spiegato c'è questo rapporto proprio tra cioè l'azione è vista anche come vita quotidiana e questa attività e l'agire dell'uomo che deve essere proiettato verso poi questo fine contemplativo o no? Ecco, questo volevo sapere. Benissimo. Bene. Allora, vogliamo dare la parola a David, che l'ha richiesta. Molto brevemente, anch'io sotto forma di domanda richiedo la parola. Volevo chiedere una cosa. Riguardo un passo che abbiamo letto all'inizio, che lei appunto ha proposto tra i passi che ha commentato. L'eloquenza divina ha introdotto nella lingua santa la nozione di purezza adorante, colui che sa purificare la propria adorazione dal potere dell'idea di retribuzione si libera dal dovere di confermarsi al comandamento e, oltrepassando il mondo della remunerazione, accede al mondo della luce. Mi è venuto in mente, leggendo queste parole, un passo di un testo importante ebraico, i Perché Avot, i cosiddetti detti dei saggi, compreso nella Mishnah, la Torah orale, diciamo. Si dice esplicitamente: comportati come se non dovessi essere remunerato, come se non dovessi avere nulla in cambio. Io so la spiegazione, diciamo, ricorrente in ambito ebraico che si dà di questo. Ce la dica. Diciamo, è un invito alla conoscenza di se stessi, perché di solito quando noi facciamo un'azione la facciamo per un obiettivo altro rispetto a quello che ci esplicitiamo, che esplicitiamo alla nostra coscienza. Per cui è un invito alla conoscenza di se stessi. Mi chiedo che interpretazione si può dare in ambito islamico. Come noi possiamo, io insegno, come faccio a dire a un ragazzo: studia come se non fosse per il voto, disinteressati del voto. Per questo chiedevo un chiarimento su questa nozione. Bene. Grazie per le domande. Allora io partirei dalla prima domanda che la professoressa Sekita Ruggi ha posto, cioè tra questa relazione tra intelletto e razio, ecco, che non è solamente una questione islamica, ecco, è sempre stata, giustamente è stato, come il professor Ghisalberti anche diceva a proposito di intelletto e razio, che ha citato Meister Eckhart, è naturalmente una prospettiva che nel Medioevo è stata sempre molto ben delineata, molto precisa. E il fatto è che è un tipo di conoscenza che Aristotele chiamava universale, pubblica. Ma che cosa voleva dire universale, pubblica? Voleva dire che non era più sotto il dominio individuale, voleva dire che attingeva appunto a questa conoscenza che se l'uomo appunto è fatto a immagine e somiglianza di Dio, e se l'uomo può conoscere Dio, qual è il principio per cui l'uomo può conoscere Dio? È il principio di somiglianza. Il simile conosce il simile, però per conoscere il simile
deve assurgere allo stato ontologico reale a cui Dio, con cui Dio lo ha creato. E allora è questa connotazione che fa sì che allora l'intelletto assuma una prospettiva differente. L'intelletto allora è qualcosa che non ha più a che vedere con l'erudizione, ma è qualche cosa che trasforma, ecco, trasforma così tanto che l'uomo accede a uno stato superiore, e lo stato superiore è quello veramente con cui Dio lo ha concepito. E siccome lei, professoressa Secchi Taruggi, faceva riferimento anche a Dante, no? È particolare quello che intende Dante invece con il quarto senso, no? Cioè il senso anagogico, cioè che è un supporto di elevazione. Però se andiamo a vedere cosa dice veramente Dante sul senso anagogico, noi ritroviamo tutte le coordinate che ci richiamano anche la estinzione dell'individualità, perché se non sbaglio Dante, a proposito di quel senso, dice: lo quarto senso si chiama anagogico, cioè sovrasenso, e questo è quando spiritualmente si pone una scrittura la quale ancora, andiamo oltre e facciamo riferimento proprio al significato, è come quando si fa riferimento alla uscita del popolo di Israele d'Egitto, Giudea, con la uscita del popolo di Israele d'Egitto, e dice: Giudea è fatta santa e libera, ciò venga essere secondo una lettera sia manifesta. Comunque il punto nodale è che è questa liberazione, cioè come la Giudea, come gli ebrei si sono liberati, così l'anima individuale, liberandosi dal peccato dell'individualità e dai limiti dell'individualità, assurge a una prospettiva conoscitiva diversa. Quindi è una prospettiva di cambiamento, è una prospettiva conoscitiva. E la stessa cosa naturalmente è quella che ha riguardato tutti i santi cristiani, perché poi le posizioni di Ibn Arabi erano le stesse che poteva avere Maimonide sotto un'altra prospettiva, o i santi della mistica cristiana, appunto Meister Eckhart, era la stessa cosa. E quindi mi sembra che in questa dimensione poi di unificazione, la signora chiedeva se la carità poteva essere un aggancio, ma oseremmo dire che l'aggancio è legata dalla realizzazione delle virtù spirituali, non solo quelle teologali, fede, speranza, carità, ma nell'Islam ci sono 99 nomi divini, ed è il fatto di assumere questi modelli, queste qualità divine, la misericordia, la pazienza, la conoscenza, è l'assumere queste caratteristiche, questi archetipi divini, che fa sì che l'uomo poi possa raggiungere veramente la conoscenza. Solo che per farlo deve mollare la prospettiva individuale. Qui non è più né questione né caratteriale, né psicologica, né razionale, è una questione di un altro ordine, e questo è quello che insegnano appunto i maestri. Grazie. Bene, cari signori, prima di dare di nuovo la parola a Vahid Pallavicini, volevo permettermi una breve osservazione che penso voi troverete alquanto inadeguata, dato che la mia formazione è un po' diversa da quella degli esperti in questi contesti. Quello che a me colpisce quando Vahid ha citato alcuni passi particolarmente significativi e dice: a quella persona non parlava certo come individuo. Ora, io ho la sensazione, ma credetemi, è solo una sensazione, quindi come tutte le sensazioni può essere corretta e rimodellata, che ci siano alcuni contesti
del logos dell'Occidente. Dico dell'Occidente semplicemente perché non ho conoscenze dall'altra parte del mondo, che vanno in questa direzione, ma vanno in questa direzione forse per la natura intrinseca di quel tipo di attività, indipendentemente talvolta anche dalle scelte mondane degli individui coinvolti. Pensavo per esempio all'impresa scientifica, che non a caso, se non sbaglio, in questa prospettiva Guénon affronta in un delizioso libretto, come dire, apparentemente riferito ai pretesi misteri del calcolo infinitesimale, lo trovate tradotto, se non sbaglio, per i tipi di Adelphi. Ecco, ma pensavo anche ad altre situazioni, per esempio la battuta di Richard Feynman, uno dei grandi protagonisti dell'elettrodinamica quantistica, che diceva: se qualcuno pretende di comprendere o dice di aver compreso la meccanica quantistica, state tranquilli, non l'ha capita affatto, non l'ha fatto compreso. Ma allora che cos'è la comprensione se non il riconoscimento di questa incomprensione? C'è un passo delizioso in Le contemplazioni di Dio di Ibn Arabi, in particolare nella contemplazione numero 10, in cui dice che la strada è quella della perplessità e la visione della perplessità è a sua volta perplessità. Dopodiché un commentatore immediatamente successivo ricordava come Ibn Arabi amasse fare il caso di Abu Bakr, detto il veridico, quando si accorge di non capire niente, di non comprendere nulla e si sente stanco. Mentre constata questa stanchezza, si libera il ricettacolo del suo cuore intelletto e subitamente le scienze sopraggiunsero in questo spazio vuoto, che era libero e disposto a riceverle. Io credo che questa sia un'indicazione molto profonda, appunto, di cosa si possa intendere per parlare diversamente da un puro individualità. Credo che la stessa cosa avvenga anche in altre attività, oltre la matematica e la fisica, la scienza, ma anche nella, per esempio nella grande poesia. Su questo volevo sentire il parere proprio più dettagliatamente di Vaid. Vaid, proprio in uno degli interventi contenuti in questo numero di Le Message che vi ho citato prima a proposito dell'intervento di Turini,